Guardate, io non sono mai stato, come dicevo prima ai ragazzi di TikTok, non sono mai stato un fan. Un'altra avventura ti aspetta? Di. Ma non è vero, non sono mai stato un fan. Non sono mai stato un fan sfegatato. Mi è sempre piaciuto. Mi è piaciuto, però non è che. Oh mio Dio, cioè, non mi sono mai comprato per dirvi le cose. Ah, una focalizzante la dobbiamo fare? Mi sono andato a Londra a fare l'Hogwarts Tour, o queste cose qua. Una persona al quale piace Harry Potter, fine. Però ecco, Hogwarts Legacy è fatto in una maniera tale che, nonostante il combattimento per i non fan sia a volte un po' ripetitivo, ma neanche più di tanto, comunque l'esplorazione, lo stile, il come è disegnato, il come è fatto, il come. Comunque anche chi non è super esperto riesce ad approcciare gran parte della storia. Ecco, quello sicuramente è una sensazione che mi permette, anche a me che non sono un super fan, di godermelo. E ho imparato un sacco di roba, ma anche tramite poi l'esperienza con voi nelle varie chat, perché tra voi nelle varie chat, che ci sono chiaramente dei super fan, magari mi avete anche aiutato o indirizzato verso determinate direzioni. Quindi sono veramente preso bene da questo punto di vista. Quello sì. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, abbiamo fatto la pozione 1 e facciamo un Edurus anche. Quindi focalizzante Edurus, avevamo detto. Quindi avevamo detto focalizzante Edurus e ottieni la pozione e poi usale simultaneamente. Ok. Appena le ho tutte e due, me le uso e mi faccio la missione. E ci impariamo depulso. Almeno così ci togliamo un attimino. Ci prendiamo un attimino qualche incantesimo in più. Perché sennò, coglioni allucinanti. Io più che altro voglio. Più che altro voglio la. Voglio la bacchetta, raga. Cioè, io sono qua che sto cercando disperatamente. Scusate, la bacchetta, la scopa. Vorrei tantissimo la scopa, raga. Però. Oh. Allora. Per. Mettermi le pozioni, tipo. Allora, qua posso mettere solo gli incantesimi. Non posso mettermi nei rapidi le pozioni. Quindi per le pozioni mi metto automaticamente. Devo abbassare il gioco? Tipo 9 dB? Cioè proprio specifico 9 dB. Così com'è? È meglio? Grazie, Snow. Dimmi un po', così è meglio il gioco, l'audio? Va bene così, perché è molto basso l'altoparlante. Ditemi se va bene così. Dammi un po' di feedback, Snow Kills. Va meglio? Perché io qua. Ok. Grazie per il feedback, man. Grazie di cuore. Io ho doppia chat, doppio tutto. Ciao, Val. Allora, andiamo un attimo nell'inventario. Dove ho le. Ecco, le pozioni è una parte che non avevo mai calcato di lungo. Quindi, per il discorso pozioni, me le mette dove? O mercoledì? Che me le mette le pozioni, oh? Ok, perfetto, grazie. Ma le pozioni, ora, non le ho mai usate. Non le ho mai usate, quindi non so da che parte andarmele a prendere. Perché nell'inventario no, nell'equipaggiamento no. Fermi tutti. Allora, le pozioni ce l'ho premendo giù. E fin qua ci siamo. Qua ho Reveglio, qua ho l'elenco. Assegno. Cazzo, dove stanno le pozioni? Con L1. Non l'avevo mai usato. Sorry. Ma colpa mia. Colpa mia. Allora. Fermi tutti. Allora, abbiamo. Questa è una ricetta. Ma io non. No, fermi un secondo. Vai, so. Allora. Ok, ma queste sono le ricette? Non la capisco sta cosa qua. Pozione dell'invisibilità. Va bene, queste sono pozioni e robe che posso lanciare. Ma se io la voglio cambiare sta roba qua. Reveglio.
Frega un cazzo, sgatto. È comunque una scemata. È comunque veramente una roba da idioti. Se se la sono concordata, non sono stato in grado neanche di concordarla in una maniera che non facesse incazzare la gente. Avete fatto incazzare la gente? Ti serve visibilità perché devi fare quelle cagate invece che cantare? Complimenti, è una carriera davanti. Ma c'ha solo 22 anni. A 22 anni io non ero così scemo. Non so usare le pozioni, ragazzi. Fattuale. Perché non trovo dove andarle a posizionare. Così. Così equipaggio questi e va bene. Non trovo la parte delle usare le, come si usano le pozioni. Cioè, mi sento un idiota. Qualcuno che lo sa, gentilmente? Perché allora, a destra ci sono i cantesimi. Sotto uso la pozione. Sopra guardo le missioni. L1 apro questa ruota nuova. Non ho le pozioni, raga. Sono un idiota. C'è scritto Edurus sotto. Sono un idiota. Ok, sono un idiota. Va bene, risolto. Quindi, questa equipaggiata, a posto, risolto. Quindi, una, sono un idiota, raga, sono un idiota, capito. Due, risolto. Ah, massima devo fare. Ho sbagliato, non ho fatto massima. Avevo da fare massima. Ok, risolto, raga. Oggi sono un attimino. In diesel. No, sono un attimino di. Oggi mi sto rincoglionendo. Troppa roba, troppo di corso. Ho mangiato una pizzetta. Ok. Bisogna prendere da Pippins la pozione. La ricetta per la pozione massima. Hogsmeade, sto arrivando. Salve. Se io ho i soldi. Delle pozioni? Quanto costa la massima? Ah, a posto. Che hai risolto. Saggia decisione. Grazie. Cosa posso fare per te? Ce l'hai una massima da vendermi? Figurati. Sì. No. Ero risolta. Non pirla. No. È di qua, vero? Ok, ho risolto. No. È semplicemente devo levare il tasto L1. Levando il tasto L1, allora va di là. Non l'avevo capita sta cosa. Quindi lui vuole Edurus e Maxima nello stesso tempo. Però bisogna farla la Maxima. La Maxima vuole uno stelo di Lunaria. Dove me lo trovo lo stelo di Lunaria? Dove me lo trovo lo stelo di Lunaria, ragazzi? Merda. Lo stelo di Lunaria... Penso di poterlo comprare. Lo venderà. E lo venderà. Su dalle erbe. Dai, sì, lo venderà su. E mi vendo uno stelo di Lunaria. Cosa nella sera, Camino? Non ho capito. Dovrebbe vendermelo. Ok, a sinistra, quindi di qua. A posto. Infatti era di qua. Io quella dei sassolini non l'ho ancora capita, onestamente. Prima o poi la capirò. Cioè, ci sono sti sassolini che tu puoi tirare, ma non hanno. Allora, la compriamo. Una volta che l'abbiamo comprata, tecnicamente dovremmo essere... Ah, li devo far crescere. È vero, posso farli anche crescere, hai ragione. Però vedo se riesco a comprarla. Entra pure. Oh,
Magari riesco a comprarla. Qui devi badare dove metti i piedi. E niente. E niente. Mandragola, tentacole velenose. No, ok, non me le fa. Magari solo trofeo di quelli sassoli. Può darsi. Intanto vendiamo roba. Mi a comprare anche semi a bestia. Sicuro con me? Finché non le avrò vendute. E allora dovrai accontentarti dei soldi. Via. 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 Sei una forza da non sottovalutare. Via. Bel lavoro. Questi vanno, vanno identificati. Ah, noi li abbiamo ancora identificati. Compriamo seme di tentacola velenosa. Oh, sono sempre felice quando un giovane fa un acquisto oculato. Andrai lontano, lo so. Quanto costa il fertilizzante? Mi costa 300 il fertilizzante. Ok, andiamo a piantare. Però non ho i semi. Non ho i semi per quella lunaria. Mi trovo a terra. Ah, ci sono a terra. Allora, invece, quella per le piante dovrebbe essere la serra. Se non sbaglio. Carica. Sono contento per te. Mi auguro veramente che vada bene il colloquio. Piacere rivederti, mio giovane amico. Giovane Padawan. Allora. Non sono questi fiori qua, vero? A parte che c'era uno scrigno che non l'avevo visto. In teoria, io dovrei poter... Esatto, questa... Foglie di ditamo, ok. E no, vorrei... non posso farne un altro? Resa 5. Vuota al vaso. Ma le ho comprate? Ma ho appena comprato i semi, raga. Li ho appena comprati o sono io che sono rincoglionito? Li devo imparare. Ma li ho appena imparati, vero? Cioè, ho appena imparato. Ma sono sicuro di aver comprato. Acquisto presso la rapa magica. Ok. Ma li ho comprati. Ma non è che me li deve... Che li devo imparare usandoli. No, li ho comprati. Io sono abbastanza tranquillo. Normalmente te li piazza in automatica, in automatico. Che io ricordi. Andiamo. Ah, oh, io ci ritorno dalla rapa magica anche, eh. E lei è la rapa magica? No, perché queste sono erbe essenze e fatali. Non è la rapa magica. Da qua è la rapa magica. Però io li ho comprati quei semi. Io li ho comprati quei semi. Accogliente di Hogsmeade. Ma sono sicuro. Salve. Un attimo e sono da te. Lunaria 350. Comunque boh. Non abbiamo money. Hai il bernoccolo degli affari, Non si può dire che il mio negozio non sia ben fornito. Vabbè, riusciremo a trovarne qualche soldo in giro, dai. Qualche cosa salterà fuori. Mi auguro. Ciao, protocollo. Mi auguro che un paio di spicci... Che dite? Un paio di spicci salterà... beh... Ora gli spicci li facciamo perché... Se li facciamo... Sbagliato. Anche perché ora questi scrigni li apriamo tutti. Questo è bellissimo. 500 monete. No, ma ora riprendiamo i soldi perché dalle chest...
dalle chest queste qua le facciamo. Revelio. No, no, quelle dentro, dentro. Sì, 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 no, 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 queste le abbiamo risolte. E adesso li compriamo, sti cacchio di semi. Saluti. Guardati pure intorno con dammi comodo. I semi di Lunaria. Fammi sapere se posso aiutarti poi con qualcos'altro. Di Malva. E poi basta. Non si può dire che il mio negozio non sia ben fornito. Quindi, una volta conciati così, ora io voglio vedere. E se non funziona, è un problema, ma anche grosso. Se non funziona c'è un problema enorme. Voglio vedere se non me li pianta. Mi deve piantare per forza, raga. Senti le voci. Le voci dei personaggi di... Sì. Ora non le senti più doppie. Ora non le senti più doppie. Avevi ragione, scusami. Scusate, ragazzi. È ancora un po' nuovo per me qua. Con la live di TikTok anche è un po' casino. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Mm-hmm. Grande mago, esatto. Lumos. Ok, dovremmo beccarla questa abbastanza relativamente facile. Già che ci sono. Lumos. Vieni qua. E ora da qua ci siamo. Ok. Allora possiamo tornare indietro e direi piantarle. A meno che non abbiamo preso abbastanza soldi ora da questi scrigni qua in giro, per poi dedicarci a degli acquisti ancora maggiori riguardo ai semini. Ma è una roba che a questo punto posso decidere poi autonomamente. Ma sì, quasi quasi, guarda, faccio l'ultimo try di acquisti sui semini e vediamo. Che dovremmo averli... Dovremmo avere abbastanza soldi a sto punto. Direi di sì. Ma lì dentro? Scusate un attimo. Non avevo mai aperto questo? Accomodati. Se hai bisogno di pozioni curative, sappi che sono la mia specialità. Come mai le hai riprese? Le hai aperte? Pippin. Vai, Amonet. E beh, è bello tornare su Final Fantasy 14, eh. È figo. È figo da male. Allora. Ho ancora dei soldi. Sono fammi indovinare. Sì. Cerchi qualcosa di nuovo. Sì, grizzanfico. Fammi sapere se posso aiutarti con qualcos'altro. Questo quanto mi dai? Alla grande. Ho preso tutti i semi. Sto da Dio. A parte che potevo comprare le lunaria di mio. Non si può dire che il mio negozio... ci sta, Monet. Hai fatto un anno di pausa. Hai fatto un anno di pausa, ci sta tutto. Ok, ora in teoria... In teoria... Abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Vero? Vero? Non ve la do. La mia guida pratica è solo mia. Ora. Però gli altri non me li fa fare. Non me li fa fare perché... È una pianta grande. Voglio piangere. È una pianta grande. Ecco perché, ragazzi. È una fottutissima pianta grande. Voglio piangere. È una pianta grande. Ci stavo pensando anche prima, dico la verità. Ci stavo pensando anche prima. Che pensavo fosse una carta grande.
Vabbè, ci facciamo un giro nella foresta proibita. Sì, bisogna comprare il vaso. Io l'avevo già comprato una volta. Come dico sempre, però non era il vaso giusto. Vabbè, ci facciamo un giro nella foresta proibita, ragazzi. Tanto da qua più o meno devo andare. Da qua andiamo poi in alto a destra e andiamo a prenderci un teletrasporto qui. E un paio di posti ci sono. Più o meno. Sì, bisogna fare qualche soldo. Chissà se qua lo possiamo fare, ma non è detto. Che creatura ripugnante. E bisogna andare più su di qua. Ok. Ora in teoria, andando più su di qua, qualcosa dovrebbe saltare fuori per forza. Per forza. Come minimo. Al di là, vabbè, dei semplici minerali che noi prendiamo volentieri. Cosa sei? Minatore? Sì. Reveglio. Ok. Ah, qua c'è uno dei segreti della malva. So cosa significa. Una prova di Merlino. Eh sì, però non so come vincerla. Però non so come farla questa. Forse bruciando. Ok. Chissà questi come cacchio si fanno. Incendio. Non con l'incendio. Expendiamus. Non con l'Expendiamus. Vabbè, poi qua la risolveremo in qualche modo. Comunque vogliono già il DLC, lol. Ed il multi, dici? Queste farfalle non le so. Rebellion. Sul multi, vabbè. Sul multi è solo sintomo che comunque il gioco piace. Il fatto che vogliano le multi. Vabbè. Cioè, è solo positivo per la fine per Avalanche. Questo posto? Che posto è? Non ho idea di cosa mi aspetti lì dentro. E ora che combini? Revelio! Questa sarebbe, perdonatemi. Incendio! Questa è la... Ok, del collezionista. Però noi non ci possiamo entrare di qua. Quindi... Dai, andiamo avanti. Ma alcuni dicono e parlano del fatto che potrebbe esserci la possibilità e che questo sia... ho letto da quindi letto vuol dire niente, che alcuni dicono che è la prova per poter fare poi il 2 next gen veramente, perché questo in verità non è next gen ma è un gen e mezzo, sai, tutto il discorso. Che sono anche abbastanza d'accordo da un certo punto di vista. Però chissà è un... chi ci viveva qui. Chi è sta roba? Metterò fine alla tua inutile vita. Così? Te botto? Metterà fine... Se menano? Expelliarmus! Metterò fine alla tua inutile vita. Proteggono! Quello l'ho detonato, ragazzi. L'ho detonato. L'ho letteralmente detonato. Incendio. Non l'ho ucciso, l'ho detonato. Sto posto? È una specie di porta. Non so a che cosa porti.
No, no, ma l'ha proprio... Cioè, gli ha fatto la combo, proprio, che è la combo della magia antica, quella che praticamente puoi fare solo te, bla bla bla. E lo ha proprio... Gli ha dato fuoco e l'ha fatto partire. Cara, dare fuoco al percorso non penso fosse la svolta per aprire la porta. Vabbè, abbiamo una porta che prima o poi riusciremo ad aprire, ad andare avanti. Continuo un attimo sulle mie rovine. Dovrei avere ormai i soldi per poter fare quello che volevo fare. Ribellio. Ok, qualcosa. Ok, c'era un cervo bloccato. Gli abbiamo quasi dato fuoco. Qua. Oh. Ci va. Let's go. Come. Oh. Salta. Topi. Ribellio. Lumos. Fammi anche un po' di Lumos. Ok, io qua posso tirare delle maniglie. Faccio. Non le dovevo tirare. Ma perché mi... Ok, questi li devo... Inferius li devo bruciare prima, va bene. No, ma Fire Emblem non è neanche paragonabile, ragazzi. Fire Emblem verrà fammo stare Fire Emblem. Non parliamo neanche di Fire Emblem. Che mi incazzo e basta, raga. Ancora? Ce n'erano altri? Qua? Pettore di morte. Incendio. Ma se invece... Così. Per scherzo. Riparo. Ah, non li stai a riparare, ok. No, era... Così, per ridere. Ho detto, ma se per caso mi metto a ripararli? Faccio. Ok, invece, Leviosa. Leviosa. Lol. Faccio. Incendio. Ok, sono solo ossa, non c'è nient'altro a cui rompere, va bene. Lebioso. Ok, come me ne vado da qua ora? Cioè, come salgo? Faccio. Ah, forse così? Lebioso. Ma... No. No. Ma... No, ho sbagliato. Ma veramente me ne vado via così? Vedi? No, ma figurati se me ne vado via così. Me ne vado via col teletrasporto, capito? No, 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 allora, pensavo fosse molto più ripetitivo, in verità non è così ripetitivo, cioè, man mano che comincia a imparare un po' di incantesimi migliora sicuramente. Allora, di negozi, c'era quel negozio... C'era un negozio che mi vendeva della roba importantissima. Ovvero l'incremento tipo dei vasi, quelle robe lì. Non mi ricordo dove. Non mi ricordo dove. La droga, sì, vabbè, capito. Dove cazzo l'avevo visto? L'avevo visto? Avevo visto un negozio. Ah, oh, vabbè, mi teletrasporto qui, me lo cerco. C'era un negozio dove ero andato, dove vendevano... È quello vicino alle forbici? Posto cammino. Perché me lo ricordo. Hogsmeade, sto arrivando. Metti la Maki. Quello vicino alle forbici, quindi intendi abbigliamento per marchi? O Emporio degli Scherzi? No. Come quello vicino alle forbici, oh.
Come quello vicino alle forbici? Allora, questa è la bottega dei tre manici. Questo è Zonkos. Zonkos non le vende. Non credo che Zonkos mi venda niente di... Fatto. Fammi vedere. Ce n'era uno, mi ricordo. E avevo anche comprato già della roba. Io avevo già comprato anche della roba. Ah, salve. Come vuoi che ti acconci oggi? Buongiorno. Oh, entra pu. Niente, non ti cago. Non ti avevo parlato l'ultima volta. No, non voglio un cambiamento. A posto così. A posto così, signora. Come se avessi accettato. Qua c'è una pagina che vola e qua c'è uno scrigno. Dove lo vedo? Dove lo compro quel vaso? Forse le magiformule. Ora ci guardiamo. Ora lo troviamo. Tanto... Non riesco neanche a immaginare come mi sarei sentito. Accio! Tanto accio qua. Ti preoccupi per niente. Non ti sta guardando nessuno. Salve. A lui mi vende i vestiti. Se non trovi qualcosa, chiedi pure. Così a quel prezzo erano un affare imperdibile. Preferisco andare in. Se non te l'ho ancora detto, è un piacere. Ok, quindi niente vestiti. Sembra una persona di buon gusto. Torna a trovarmi quando sarai nei paraggi. Dicevi che l'incanto sarebbe sparito col lavaggio, ma non mi pare. Quanto sei teatrale, proprio come tuo padre. Revelio. Qua non ci eravamo mai venuti. Qua non ci eravamo mai venuti, la gattara. Ma non il gatto! Ma c'è la gattara? Gatti di Scrivenshaft. Questi gatti gironzano intorno alla cartelleria Scrivenshaft. Probabilmente sono attirati dalle penne d'oca o delle delizie del proprietario, lascia per loro. Ok. La proprietaria, di cui a noi non importa minimamente nulla. Revelio. Posta magica. Lì è il negozio dei dolci. Niente, lo devo googlare perché sennò qua non lo trovo mai più. Pot Hogwarts Legacy. Ok, sto guardando dove. Forse ho trovato dove. Ok, mi ricordavo lui. Mi ricordavo chi lo vende, ma... lo vende lui. Credo che lo venda o Tommy e Pergamene o... Vabbè, giù di là. Mi sa che è Tommy e Pergamene. È Tommy e Pergamene. Mi ero dimenticato che lo vendono Tommy e Pergamene, ragazzi. Scusate. Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Sì. Lo vende Tommy e Pergamene. Perché sono pergamene per il progetto. Quindi me l'ero dimenticato totalmente. Ma proprio totally. Se cerchi qualcosa in particolare, fammelo sapere. Ecco, infatti. Ho bisogno del vaso grande. E non li vende. Tremila? Mil. Molto bello, Axus. Molto, molto bello. Mille. È un piacere fare affari con te. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti.
Cosa fare altro per aiutarmi? Un mutuo? Per aiutarmi, guarda, in questo momento mi puoi aiutare in un modo solo. Con un mutuo. Mi fai un mutuo, un finanziamento. Dai, che 2,40, tasso zero. 26 rate. E allora forse... forse a quel punto... ne parliamo. Tronz. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Sarebbe bello rubarglielo, ma in questo momento andiamo un po' indietro. Oh, comunque 500. A botte di 500, regà, ci arrivo a comprarmelo, ora. Allora, noi diciamo 1000, sono tante 1000. Ma se io continuo a beccare quelli, a botte di 500 me lo prendo, È fuori? No, è dentro, vero? È fuori invece. Me lo compro, raga. Tanto bello, bello Xeno. È bello. Oh, Revelio. 500, ma zitti. Revelio. L'abbiamo comprato. Ridendo e scherzando, l'abbiamo comprato. Io però poi mi metto l'equipaggiamento dei dissennatori, ve lo dico. Metto l'equipaggiamento dei mangiamorte. Salve. Mo vo dico. Accomodati. Abbiamo tanta Voglio scelta. Il vaso. Con un vaso grande, acquisto. È bello trovare proprio quello che si stava cercando. Ma va a cagare, no? Strozzino maledetto. Strozzino maledetto. Strozzino infame, per te solo lame. Cioè, ragazzi, 1000 monete d'oro per un vaso grande. Perché per piantare una mandragora non ci vuole un grande vaso, ma un vaso grande. Sta zitta, Ignis, ogni volta. Ok. Ora. Non lo posso piantare. Perché? Perché il vaso grande dove me lo... Ok, l'ho comprato, quindi dovrei poterlo fare, giusto? Voglio piangere. LOL. Grazie mille Pox. Voglio morire. Come cazzo faccio? Cioè, va bene, ho preso il progetto per il vaso grande. Devo parlare con la prof? E non mi fa parlare. Non posso interagire con lei. Io volevo solo piantare un fiore. Una cosina volevo piantare. A meno che non sia sbagliato il posto, sia un altro banco di lavoro. Sa di no. Fatemi vedere se quel video che stavo guardando poi mi spiega come fare. Qua mi dicono tutti how to get large pot. Una volta che hai fatto il large pot. Ma ragazzi, ma perché non sono abbastanza avanti? Perché non ho fatto probabilmente. Non ho ancora fatto le lezioni. Non ho ancora fatto le lezioni per poter creare il mio ambiente. Quello, come lui dice, effettivamente ti dice... Come cazzo lezioni di volo? Oh, ma io avevo lezioni di volo. Ti dice che poi... che poi ti dice che puoi creare il tuo ambiente. Quindi per ora ho comprato solo il progetto, ma niente di che. Poi posso fare io quello che voglio dopo, quando... Devo andare avanti. C'è lezione di volo, raga, fermi tutti. Si vola.
ti vola. Chi pensate cadrà per primo dalla scopa? Afferrate tutti una scopa e iniziamo! Allora, la pacca tedesca questa! Afferrate una scopa! Posso avere la sua attenzione? Scusi, madama Kogawa. Classe! Diamo il benvenuto al nuovo arrivo alle nostre lezioni di volo. Benvenuto. Ciao. Ciao. La lezione di oggi sarà dedicata al ripasso di come si manovra una scopa in sicurezza. Vi ricordo che il volo è, prima di tutto, un metodo di trasporto. Ho l'impressione che qualcuno qui l'abbia dimenticato. Non vi insegnerò a fare acrobazie e non tollererò che le facciate durante le mie lezioni. Le lasciamo ai professionisti del Quidditch, come i Toyohashi Tengu. Non ti piacciono, eh? Ora, vediamo se avete proseguito gli allenamenti durante le vacanze estive. Per chi non se lo ricorda, dovete avvicinarvi alla scopa, dire su, con voce ferma e chiara, mettervi a cavalcioni e accomodarvi bene sul sellino. Su! Sì! Sì! Ora, sta a voi. Su! Su! Su, stupido pezzo di legno! Sì! Su! Fate passare una gamba dall'altra parte. Mai tenere entrambe le gambe da un lato, o un soffio di vento vi butterà giù. E se udite un mio fischio mentre siete in volo, tornate subito a terra. Va bene. Sì. Sarà il giù. Beh, ora passiamo alla prima lezione. Attraversate volando ogni singolo anello nel cortile. Va bene. Fate attenzione. Sto cominciando a prendersi le scope. Sono di proprietà della scuola. Non ci vorrà un po' per abituarmi a questo. Le voglio indietro intere. Ok. Ottimo lavoro! Ora che hai preso dimestichezza con la scopa, vediamo come te la cavi con un esercizio un po' più difficile. Ora se mi fa fare un'acrobazia, pazza lei, eh. Cosa devo fare? Dove? Il prossimo gruppo di anelli ti condurrà intorno al parco. Sarà una sfida più impegnativa. Oh! No, ma che bello, Che panorama! Che figata, raga, no, questo è clamoroso, Salve, bella giornata per volare. Mamma mia. Fantastico! Questa è una figata davvero, davvero tanta. Ah, la vecchia rimessa per le barche. Peccato che tu non abbia attraversato il lago al primo anno. No, questa è tanta. Allora, sgomma un po', però è tanta roba, È veramente bella. E questa è fantastica, sta parte qua, ragazzi. Ah, di tanto in tanto la nostra vicina che abita sott'acqua viene a fare un saluto. Ah, la mega, mega piovrone. Che figo con le casse. Sto volando. Ho visto come volavi attraverso quegli anelli. Te la cavi piuttosto bene su quella vecchia scopa della scuola. Immagino sia ora di passare a qualcosa di un po' più stimolante. Ma forse sto correndo troppo. Forse Albedo, Johnny. Non ci siamo mai presentati. Sono Everett Clopton. Sbaglio, o un tasso rosso come te potrebbe essere interessato a un po' di divertimento in aria. Sì, 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 siamo fatti per volare, noi tasso rosso, siamo aerodinamici, proprio. Cosa avevi in mente? Abbiamo le ali. Una deviazione, diciamo. Seguimi. Noi tasso rosso veniamo al mondo. Ciao, Moon! Seguitemi, prego. Anch'io ho avuto una giornataccia, però ora è migliore. Di trasfigurazione, sempre incantevole. Siamo chiaramente tasso rosso nati, born to be... On air. Deciditi, scegli una traiettoria perché così. È bello vedere tutto dall'alto, vero?
Più avanti c'è il giardino su cui fanno capolino le finestre della sala comune di Tasso Rosso. Un po' claustrofobico per i miei gusti. Come fa Everett a volare così veloce? Piegati in avanti per accelerare improvvisamente. È molto comodo per fuggire da una situazione difficile. Oh, spinta propulsiva. Ora sì che ci siamo. Oh. Non è che per caso sei in parte ippogrifo? Così metto il turbo, quindi. Fantastico. Ed ecco sotto di noi il celebre ponte. Si pensi a tutta la magia necessaria per tenerlo in piedi? Eh sì, perché è un po' traballante. Ecco la buferia. Bella architettura, eh? Consigli sul volo e un tour guidato di Hogwarts. Gran bella gita, eh? No, questa è una figata comunque. Tasso grifo. Questo è fichissimo da morire, ragazzi. Il tour che vi fanno fare è clamoroso qua. Quello è il fischietto della Kogawa. Il nostro giretto è finito. Sarà meglio tornare indietro di corsa. È veramente, veramente pazzesco. Scendi giù, smonta. Ok, come lo puoi atterrare al momento? Olè. Se io ora posso volare, c'è la svolta. Oh, salve, professoressa. Stavamo solo facendo un po' di pratica. Non aver seguito le mie istruzioni costerà entrambi un bel po' di punti. Signor Clopton, sono molto delusa. Sei ancora qui per... Ma perché non mostri il dovuto rispetto né a te stesso né alla tua scopa? Professoressa... Ora basta! Per oggi la lezione è finita. Professoressa Kogawa, è stato lui, io... Quanto a te, farai meglio a mettere un... Ma io sono nuovo! Per il futuro. È stato lui, Kogawa... Su, su. Hai volato piuttosto... Allora bene. Ti piace, Kogawa. Lo sapevo che ti piaceva un minimo. Dai, che sono il tuo preferito, Kogawa. Mi dispiace per quella faccenda con la Kogawa, ma devi ammettere che il panorama meritava. Prima Grifondoro davanti a tutti. Tasso Rosso sempre comunque. Ho perso per la casata. Non ho rimpianto. È valsa la pena di perdere qualche punto per quella deviazione. Il mio comportamento ha contribuito alla sofferenza della mia casata. Con un modello migliore batteresti Imelda a mani basse. È la cocca della Kogawa. La disintegro. Se avessi una scopa tutta mia, potrei darle una lezione anch'io. La compriamo. Odio dover restituire la scopa dopo la lezione. Forse farei meglio a comprarla. No, no, non l'ho scelto, Marco. Ma io sono. È uscito proprio Tasso Rosso nei test. Quindi sono proprio Tasso Rosso. Ti consiglio di fare un salto da Albi Wicks a Hogsmeade. Cerca sempre qualcuno per collaudare i nuovi modelli. Terrò gli occhi al cielo per vederti passare. No, no, poi io sono Tasso Rosso proprio di mio. Nel senso, è sempre stato Tasso Rosso, quindi. Devi mettere la sciarpetta, così almeno sono tranquillo che identifichiamoci un po' in Tasso Rosso. So che non è quella dei Tasso Rosso, però regà, io ho questa, c'ho questa qua, quindi è la roba più, è la sciarpa più brutta che ho, quindi più di così non posso. Ok, ora possiamo anche volare, credo. No, missioni. Buonasera. La stanza delle necessità. Com'è la stanza delle necessità? La stanza delle necessità? Subito. Vabbè raga, io sono livello 20 e passa. Cioè sono overlivellato a dei livelli disarmanti, eh. Sono veramente overlivellato da schifo. Sì, secondo me sono anche più alto del 20. Secondo me sono anche più su del 20. Sono overlivellato come non ci fosse un domani. Sì, sì, sono un farmone maledetto. Come me, grande Marco, noi Tasso Rosso siamo umili. Ricordati che però noi Tasso Rosso siamo umili. No, non lo so che livello sono. Sono a livello... No, 14 sarò. Ho detto una cazzata, raga, mi sa. Ecco, ho sbagliato. Datemi un attimo. Dopo che è nevicato. No, non è di qua. Oh, come cacchio si fa a vedere quello generale? 17, scusate, 17. No, no, ma è tutto live, l'ho fatto. Semplicemente ho fatto le missioni secondarie, cioè. No. Nessuno sa cosa.
Ho semplicemente fatto le missioni secondarie, raga. Non ho fatto niente di che. Semplicemente non sono andato dritto. Ciao Ale. La grafica è veramente bella, sono d'accordo anch'io. Professoressa Weasley. Magari lontano da occhi indiscreti. Oddio, ci sono i quattro troll che che provano a ballare da Tizio il Babbeo. Oh. Ciao Laxar. Chiedo scusa, il preside mi ha fermata e ho... Per la barba di Merlino. Vedo che non hai perso tempo. Molto bene. Entriamo. E così lei. Prego, dopo di lei. Ti guarda con quell'espressione proprio. Ah, sono tutta tirata, sono uscito ora a fare il filler. Giusto così. Spolpiamo i giochi. Ma è giù? Ma no, raga, ma non ho fatto un cavolo. Veramente, non ho fatto niente. Ma qua è dove vive lei? Cos'è questo posto? Questa è la stanza delle necessità. Appare solo quando qualcuno ne ha davvero bisogno. Che figata. Solitamente gli studenti si imbattono in quella stanza per puro caso. Lumos. Oppure mai? Avevo pensato di suggerirti... Revelio. Dicendoti di passare accanto a quella porzione di parete e concentrarti su ciò che ti serve. Ma guarda che figo. Però l'hai rivelata per la stanza della necessità è fichissima. Visto che ormai sono qui, tanto vale che approfitti dell'occasione. Dov'è Tic? Deve essere passato di qui senza che lo notassimo. Tic, professoressa? L'elfo domestico con cui parlavo in classe il tuo primo giorno. Pensavo che potesse aiutarti a usare l'elfo? La stanza delle necessità dopo che l'avessi trovata. È escluso che riesca a scavalcare. Vabbè, la magia. Questa è l'occasione perfetta per insegnarti l'incantesimo evanescente, Ivanesco. Puoi lanciare Bring me to life per far sparire certi oggetti, come queste sedie e altre cose qui nella stanza. Ok. Prima di provare con le sedie, però, esercitati un po' col movimento della bacchetta. Subito, subito. Dov'è la mia bacchetta? Dov'è la mia bacchetta? Perso la mia... Vabbè, andiamo. Na 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 na. Evanescence. Evanesco. Splendido. Ora lancia Evanesco su... Momento, ora lo lancio Evanesco. Fammelo mettere prima. Ottimo lavoro. Avrai notato la Lumos. Pietra di luna in tuo possesso. Più tardi ti spiegherò a cosa serve. Va bene. Ora proseguiamo. Comunque, leggermente OP come incantesimo. Avremmo potuto risolvere tutto con un incendio, però. Che fine ha fatto quell'elfo? Quella è... Ah, ho aspettato qui per secoli. Cielo. Forse ti hanno assegnato qualche altro centimetro di pergamena in più del previsto. Fammi sapere se vuoi organizzare un nuovo incontro. Con affetto, T. Che sia ancora qui. Darò un'occhiata veloce in giro, così avrai la possibilità di esplorare un po' per conto tuo. Madonna, finché non avremo trovato Tic. Evanescenza. Sì, professoressa. Evanesco? Non so come dirlo il verbo evanescere. La Weasley. Stai attenta che ti evanesco. Rivelio. Ti evanesco che un attimo. Potresti fare meno confusione? C'è chi riposa qui. Fatto niente. Lumos. Wow, comunque evanizzo, giusto? Ti evanizzo la Weasley. Questi no, vero? Questi non li evanizzo. No, questi too much. Questi puliamo. Ok. Ah, ma no, avrei dovuto... sono stato pirla un attimo, scusa. Ho sbagliato. E qua? Vieni qua, vieni, di più, più o meno, insomma, ok, parkour, cappotto della nobiltà, no, vabbè,
Volevo pigliare quello. Ce la farò secondo voi? Sì. Beviamo il caffè. Vediamo se riesco. Peso. Cappello del sarto svela segreti. Figo. Vediamo com'è questo cappello del sarto svela segreti. Vabbè, non lo metterò mai visibile, però. Ah, non lo posso mettere perché è livello 18. Ok. Ok, a posto. Oddio, posso mettermi anche l'elmo goblin. Qua posso mettere gli occhiali nuovi. Gli occhiali li hanno fatti tutti bruttissimi. Non so il perché, raga. Fra un po' arriva la vagadavra e lo spammeremo a bestia. Sì, quello sì. Lo faremo. Bello questo. Vabbè, raga, è il momento di vestirci un attimino un po' meno tasso rosso, un po' più aggressive. Io ve lo dico. È il momento di mettere un po' la roba dei mangiamorte. È un pochino. Che poi non è dei mangiamorte, però vabbè. La trovo... La trovo molto bella. Mi piace molto. Mi trovo molto a mio agio. Io purtroppo ho Switch e rosicherò fino a luglio. Purtroppo quello sì. Però magari Avalanche riesce a fare una roba decente per luglio, perché comunque spero su Switch non gioco stabile come sembra. No, ma noi non è vero, il tasso rosso non passa dal lato scuro. Intrusione. No, no, così non sei d'aiuto, pezzo di ferraglia che non sei altro. Reveglio. LOL. Sì, ma è solo per far scena. Non diventerò mai cattivo. Sono un tasso rosso, ragazzi. La stanza pensava che avessi bisogno di un bagno. Che insolente. Mi ha fatto un cesso. Ma io vedo la stanza delle necessità degli altri, non la mia. E se saltasse fuori Shao adesso? Ve lo immaginate adesso, salta fuori Shao e comincia a guardare in alto dicendo: oh, io Shao, smettila. Aspettate un attimo che voglio fare una roba qua. Un po' più, esatto. Lascia perdere, no, giorno, non lo buildare healer. Non lo buildare healer, fidati. Emblem o due noblesse e due qui dentro chi non è un elfo domestico. Reveglio. Ok. Cos'è stato? Era un boccino d'oro. Oh, un boccino d'oro del 15. Forse dovresti richiamare a te tutta la tua arguzia. Ok, ora ci arrivo, non mi prendere in giro. Tutto bene, Constant, tutto bene. Sì, sì, stiamo procedendo. Abbiamo volato. È stata una cosa veramente figa. Volare è stato veramente figo. Valutazione del gioco da 1 a 10. Per ora... Per ora un voto alto. Un voto molto alto. Però nel senso, io le valutazioni numeriche sui videogiochi le trovo un po' illogiche. Spero che quell'elfo domestico riesca a trovarci. Perché ricordiamoci che c'è gente che ha dato a Fire Emblem Engage 9 testate importanti. Quindi no, molto alto. Molto 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 alto. 8 e mezzo di sicuro. 8 di sicuro. Però non sono uno da numeri. Tanta, dai 200 in poi. 9 e 3 quarti, bella, raga. Attenzione, eccolo. Ehi, attenzione. Eh? Oh, eccoti qui. Aspetta lì, Tick viene da te. Salve. Ah, Tick, ti stavamo cercando. Scusi, professoressa Weasley. Tick esaminava ciò che è apparso nella stanza dall'ultima volta che è stato qui. È questo lo studente? In carne e ossa.
Tick è onorato di conoscerti. Tick è un mio amico fin da quando ero al secondo anno. E non l'ha data nessun italiano, Mantecrab, attualmente, da quello che sappiamo. Ho parlato di te a Tick. Pensiamo che questa stanza possa esserti utile, come è stato per me. Tick, saresti così gentile? Certo, professoressa Weasley. La stanza delle necessità fornisce sempre ciò di cui si ha bisogno. È indisegnabile, quindi non appare su nessuna mappa. Di solito la si trova per caso, se la si trova. Ok. Tick ha visto studenti alla ricerca di un'ampolla per pozioni trovare la stanza colma di fiale e boccette. Ok, ok, ok. Forse per te ha assunto la forma di stanza delle cose nascoste. Ok. Stavo proprio pensando a un luogo dove nascondermi da occhi indiscreti. È vero, lui volevamo nasconderci noi. Allora. Nello specifico, ho bisogno di un posto dove rimettermi in pari con i compiti senza distrazioni. Bene, allora è proprio questo che la stanza... Ed è lì che allora con i progetti possiamo costruire quello che ci serve, probabilmente. Ti devi concentrare su quello che ti serve. Chiudi gli occhi, immagina con precisione lo spazio che ti serve. La stanza farà il resto. Che figata. Il cucchiaio non esiste, esatto ragazzi. Il cucchiaio non esiste. Il cucchiaio non esiste, esatto. Ok, va bene. Vedo che adesso hai una bella tela su cui dipingere. Sono curiosa di vedere cosa ne farai di questo spazio. Ah, e sembra che la stanza ti abbia fornito un tavolo della descrizione. Ottimo! Che bella è! Serve a identificare i capi di abbigliamento sconosciuti. È sempre meglio conoscere gli effetti di ciò che si indossa. È sbloccato il tavolo delle iscrizioni, usalo per liberare le proprietà magiche dell'equipaggiamento. Ah, ok, 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 quello che avevamo appena droppato. Infatti, avevamo droppato degli equipaggiamenti da identificare. Occhiali d'argento particolari, ok. In realtà è la forchetta. Ti imbatterai in tantissimi capi d'abbigliamento da identificare. Questo tavolo sarà una risorsa preziosa. Ok, ma io ho bisogno di altro, del vaso. Penso che il tavolo della descrizione mi tornerà utile. Sì, spero che ne approfitterai molto. Ora ti farò una breve lezione di evocazione. La stanza potrebbe non disporre già di ciò che ti serve. Ok. Evocazione. Sì, l'arte di creare... Però ho comprato già molta roba, quindi in teoria... Ti insegnerò io. In teoria... Dovremmo essere abbastanza tranquilli. Via, si va. Molto bene. Per evocare oggetti più complessi. La magiformula. La cosiddetta magiformula. Le magiformule sono come ricette. Indicano gli ingredienti, o meglio, le risorse necessarie per evocare un determinato oggetto. Va bene. Credo tu abbia già acquistato le magiformule per il tavolo alchemico e il banco da giardinaggio da Tommy e Pergamene. Sì, l'ho fatto. Dove posso trovare le risorse? Bene, Nakiri. Clamoroso. Sebbene per le Islands sia possibile clamoroso trovare le risorse, gioco. Quali la pietra di luna, credo sia molto più semplice e sicuro acquistarle. Puoi inoltre ottenerne usando Evanesco sugli oggetti della stanza, come hai fatto prima con le sedie. Infatti dovresti già avere abbastanza risorse per il momento. Capisco. E se faccio sparire qualcosa che ho evocato, posso recuperarne le risorse? Proprio così. Molto perspicace. Perché non ci provi? Forza, evoca un tavolo alchemico e un banco da giardinaggio. Ti saranno entrambi familiari, dato che assomigliano a quelli che avrai già usato in classe per studiare le piante magiche e preparare pozioni. Thank you.
Eccomi. Allora, non ho capito niente perché mi parlava gente attorno e quindi non ho capito una fava. Però evochiamo, in teoria ho un incantesimo nuovo, che è... ok, questo è il incantesimo qua. Quindi, allora, io direi... che lo metteremo nel kit... Lo metteremo nel kit... In basso. Ok. Ok. Ah, eccoci qua. Pozioni. Erbologia. 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 Vaso piccolo. No, vaso grande. Oh, vaso grande. In che stile? Eclettico, botanico. No, botanico. Siamo tasso rosso, ragazzi, noi. Umili, umili fino alla fine. Umili. Fammi vedere l'estetica. Bello quello eclettico, però. Beh, se è un tasso rosso non vuol dire che non abbiamo un minimo di stile, eh. E che cavolo. Bello lui. Allora, io lo metterei... Lo metterei... Mettiamolo per ora qui. Poi vediamo che figata sta roba qua. Questo è veramente bello, eh. Modifica colore. Questa è veramente una figata clamorosa. Questa è veramente una figata clamorosa. Evoca. Va bene, Nakiri. Ok. Poi. Tecnicamente ho anche quello con i vasi piccoli. Ho anche quello con i vasi piccoli. Hai esaurito il tuo budget per questa tipologia di oggetto. Ah. Ok. Vabbè. Pozioni. Medio. Allora, questo è medio, questo è medio, questo è scientifico angolare con tre fornelli. Con due fornellini, piccolo, medio. Ok. Facciamo il... Tornetto qua. Per ora lo metto qui, poi vediamo. Cambia colore. Olè. Ben fatto. Puoi usarli ogni volta che devi preparare pozioni o coltivare delle piante. Poi. Sempre che tu abbia raccolto dei semi o degli ingredienti per delle descrizioni. Puoi trovarli a Hogsmeade o fuori dalla tenuta del castello. Ah, decorazione per i muri. Leone. Centauro. Fenice. Serpente. Ma perché noi centauro che dovrebbe essere tasso rosso? Vabbè. Vabbè, mettiamo una decorazione, ne mettiamo una qua. Evoca. Ok. Poi abbiamo poltrone. No, mettiamolo un tavolo. Un divanetto lo mettiamo, un divanettino. Una roba. Una roba per stare un po' comodi, raga. E che fai? Non lo metti? Metti il divano. E poi cosa possiamo mettere? Un busto. Ah, questi qui li abbiamo trovati. Sì, è vero. Quanto è grosso sta a fare qua? Minchia. Poi facciamo che per ora questo lo teniamo qua al centro, va. Così per ora. Mi piace questa arte deco. Tavoli, mobilio, decorazioni... Tavoli? Abbiamo... Non ho tavoli, non ho niente. Tick sarà qui per rispondere a ogni tua domanda. Va bene, Tick. Non sottovalutare le sue conoscenze. Può dirmi qualcosa in più su Tick? Ma chi è Tick? È qui a Hogwarts da più tempo di me. E fin lì. Conoscerne ogni angolo, fessura e segreto. Abbiamo scoperto questa stanza insieme quando ero una studentessa. Tick ha la sua buona dose di esperienza, maturata sia qui a Hogwarts che altrove. Lascerò che sia lui a dirti di più quando sarà pronto. Ok. Ripeto, faresti bene ad ascoltare i suoi suggerimenti. Va bene. Se dovesse servirmi qualcosa, chiederò a Tick. Grazie, professoressa. Buona fortuna. Mi fermerò ancora un po', nel caso tu voglia imparare un altro incantesimo trasfigurante da usare nella stanza. Come devo imparare? Perché me ne puoi insegnare un altro?
Però aspetta, prima allora piantiamo la... piantiamo il vaso. Quindi abbiamo detto che dobbiamo piantare il... la lunaria. Gli diamo del fertilizzante. Dare del... cos'è? Può aumentare la resa. Ok, 15 minuti. Tanto c'ho da fare di all'altro. Poi posso fare le pozioni. Ma lei mi insegna qualcos'altro? Sono pronto per la nuova lezione. Molto bene. Per prima cosa, parlare della pietra di luna. Puoi ottenerla usando l'incantesimo evanescente sugli oggetti della stanza delle necessità o raccoglierla con attenzione fuori dalla tenuta di Hogwarts. Torna da me quando ne avrai a sufficienza e poi inizieremo la lezione. Come tolgo il cerchio bianco al centro della visuale che mi mostra passi e dialoghi? Ma quale cerchio? Questo qua? Ma non ho capito quale. Ho la pietra di luna che voleva, professoressa. Bene, possiamo iniziare la nostra lezione. Oltre ai banchi per pozioni e giardinaggio, puoi evocare anche altro. L'evocazione può essere utilizzata per decorare questo ambiente a tuo gusto. Provala sulle pareti e sul pavimento. Ma l'ho già fatto, signora Wesley. Ah, più decorazioni, ok. Ma non ho capito quale è... cosa ti riferisci, Gnak? Tappeto. Vai col tappetone. E un tappeto lo mettiamo. Un tappeto qua. Tappeto qui. Poi mettiamo e una uno specchio. Mettiamo uno specchio tipo qua. Facendo cose un po' a caso, vi dico la verità. Giusto per togliermi... vabbè. Quadri. Ritratto del mago che scruta. Coppia litigiosa. Domestici con padrona. Balia e bebè. Sanso e strega. Ma parlano poi questi? Seri? Una superficie piana. Questo è fichissimo, Sì, si muovono. Che figo. Il mago che scruta. Cosa scruti, ragazzo? Allora, il boccino... ah, questi sono... sono invece proprio... vabbè, mettiamo lì una lampada. Gli mettiamo una lampada qua dietro. La facciamo? Vai con la lampada. Olle. E vai. Risolta. E cosa manca? Penso che manchi... decorazione per muro. Ancora... ehi. Ancora una decorazione per il muro. E vabbè, la troviamo... beh, mettiamo il singolo di Hogwarts, dai. Mettiamo il singolo di Hogwarts... qui. A posto. No, non ho capito. Io questo è l'unico circo. Questo qua è l'unico che vedo io. Ma non ho capito gnac. Non ho capito il soggetto. Ho evocato tutto il possibile. Ora che faccio, professoressa? Credo sia il momento di insegnarti alterazione. L'incantesimo alterante ti permette di personalizzare gli oggetti evocati. Puoi modificare a tuo gusto il colore, il motivo e lo stile degli elementi. Vabbè, questa roba qua. Iniziamo. Osserva. Questa roba qua mi serve fino a una certa, onestamente. Ok. Questa roba qua non è proprio... ho imparato l'incantesimo alterante. No, e lancia l'incantesimo alterante per personalizzare. Va bene. Era l'unico che proprio non dovevo toccare. Allora, quindi proviamo questo. Modifichiamo lo stile. Modifichiamo nel colore.
Le dimensioni? Come posso modificare le dimensioni? Le dimensioni... Ancora più grosso. Ben fatto. Ora puoi passare a qualcosa di un po' più avanzato. Ok. Puoi usare l'incantesimo alterante per modificare gli elementi architettonici della stanza delle necessità. Ok. Prova questi nuovi progetti sul pavimento o la balconata. Va bene. Come vengono questi? Questo. Vai. Non era questo, la balconata era questa. La balconata era un'altra. Botanica è più bella, però. Più bella così. Non credi che l'ambiente abbia bisogno di un po' d'atmosfera? Tic, mi faresti il favore? Certo, professoressa Weasley. E cosa fa, la Tic? Professoressa Weasley ha la professoressa Weasley ha detto di chiederti come cambiare l'aspetto. Certo. Ok, quindi vorrei un ambiente illuminato dalla luna. Vorrei un ambiente verde naturale, vorrei... No, un ambiente verde naturale. Vorrei una stanza che sembri immersa in un paesaggio. Bellissimo. Dovrebbe essere questa, quella giusta, no? Dovremmo esserci. Che differenza. Dipende l'arma che hai, Lacy. Devi tenerti questo stile, se non ti piace, puoi chiedere a Tic di rimettere le cose. Hai già imparato. Grazie. Però... imparato tutto? Oh, mi ha dato un'altra stanza? Ma io mi creo proprio tutta la casa a sto punto. No, ma... ma è enorme. Ma è immensa la mia camera delle necessità, ragazzi. Ma è gigantesca. C'è molto più spazio, vedo. Com'è possibile? La stanza sa adattarsi alle tue esigenze. Qui... se vuoi personalizzare. Grazie, professoressa. Bene, ti... pazzesco, eh? Come siamo messi qua? 7 minuti, eh? Quindi ha aperto per andare giù di qua. Qua dovremmo riempire di roba poi, perché aumenta tecnica... adesso è un casino, perché qua ho messo il banco della... della roba da fare. Però... non posso mettere altra roba, immagino. Cioè, se io volessi piazzare, per dire, un'altra... supererei la quota massima, immagino. Eh no, non è vero che supero la quota massima, invece. Sarebbe ok. Qua è gotico piccolo. Qua è gotico piccolo. Mentre qua abbiamo messo quello. Ok, quindi posso mettere volendo anche un pot nuovo qua. Abbiamo messo quindi quelli da giardinaggio piccoli. Quello grande l'ho messo, devo mettere quelli piccoli. Che starà in mezzo alle palle fortissimo, ma me ne frega niente. Ok. Almeno posso gestire entrambe le cose. Eh sì, Trinsel, me ne rendo perfettamente conto. Devo aspettare quei 7 minuti lì però, finché non ho finito quelli. Malva, dittamo, centinodia. Ah sì, mettiamola. Piantiamo anche qua, se possiamo piantare. Dobbiamo aspettare questi 5 minuti.
comunque io posso uscire da qua alla torre di astronomia. Quindi per me la mia stanza delle necessità si presenta nella torre dell'astronomia. E qua vabbè, questo è il babbeo, mi fa troppo ridere. Quindi nelle varie missioni che ora abbiamo, apprendi una maledizione da Sebastian. Attenzione. Si apprendono le maledizioni. Compro una scopa subito. Subito. Sarò che non ci avrò i soldi per comprarmi una scopa, ragazzi, ma mai nella vita. Sto povero! Sto povero! Che tutte le strade portino a Hogsmeade. Sì. Dove mi sono infilato? Revelio, magnifico. Dammi i sordi, cacciali i sordi. Cacciali i sordi. Ok. Buongiorno, lei è il signor Wicks? Albi Wicks, al tuo servizio. Benvenuto a Spint Witches. Scusa se sei venuto prima e non sei potuto entrare. Il negozio è chiuso perché le vie commerciali sono bloccate. Mi è toccato raggiungere il fornitore a Londra. E sono appena tornato. Per fortuna con la merce. Immagino ti serva una scopa nuova, vero? Sì. Ho un po' di solcabrezza rare, delle scatto di braccio. Certo che sono tasso rosso io, Rich. E fil di vento. Qualsiasi sia la tua scelta, sarai felice. Sono tutte eccezionali, sia per qualità che per prestazioni. Si direbbe un bel assortimento di scope. Darò un'occhiata in giro. Grazie. Cosa stai cercando oggi? Costi 600, maledetta. Forse ce li ho. Forse. Sa di no. Felice di fare affari con te. Un momento. Grazie per la tua visita. Yuma, grazie mille per il ride. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao belli, come state? Tutto a posto? State spaccando anche voi di Hogwarts Legacy? Attenzione, qua abbiamo un potenziamento. Il bersaglio di Imperio infligge danni aggiuntivi. Attenzione. Attenzione. Prime, primo episodio sul gioco. Beh, ormai non sono più prime. Gioco che secondo me merita. Gioco fatto bene. Io no, su PS5 io non ho avuto problemi. Per ora non ne ho avuto mezzo. Quindi vediamo. Per ora la situazione. Per ora il gioco mi sta prendendo tantissimo. E non sono un fan di Harry Potter. Questa è la cosa che più forse stupisce molti. Ciao Stefano! Sono poche volte, ma mi piace sostenere il lavoro di una persona che credo molto. Grazie mille, Stefano. Ti ringrazio di cuore veramente per le tue belle parole. Grazie mille per la tua, per il tuo abbonamento e per i tuoi due mesi. Grazie mille. Perché mi fa mettere l'abito della casa con motivo che è più forte? Vabbè. Grazie per la tua visita. Che me lo fa mettere? Mi dice anche che è più forte? Sei sicuro? Sei sicuro sì? E sei sicuro sì? Vabbè, ci teniamo la casata a tasso rosso. Buonanotte al cazzo. È giusto così. Compriamo la scopa. It's time. Cosa stai cercando? La scopa. Quale non lo so ancora, ma ci sto ragionando. Ciao, Chiarona. Allora. Costano tutte 600? Ok. Scopa scatto di brace. Perfetta per i temperamenti focosi. Scopa incantata per festeggiare l'orgoglio per la tua casata. Quindi tasso rosso. Per la grande stabilità. Tile quasi letteralmente. Comoda e veloce con caratteristico emotivo. No, andiamo proprio col brum brum. Quell'oggetto è di altissima qualità. C'è proprio la brum, quella gigante. Questa è storta. C'ha però i due cosini carini. Questa la vedi proprio per la velocità. Quell'oggetto è di altissima qualità. Io voglio questa. Ma voi state scherzando. Questa è bellissima. Ma questa è bellissima. Questa è fantastica. Quell'oggetto è di altissima. Questo è proprio tasso rosso, Questa fa un po'. Vabbè. Dai.
Sarai entusiasta di quella scopa. Sì, ho esagerato, mi sono dato una regolata. Sebbene qualsiasi modello sia un passo avanti rispetto alle scope che puoi trovare a lezione con la Kogawa, tutti hanno dei limiti. Tu sembri qualcuno a cui potrebbero interessare, diciamo... Si spieghi. Pimp my broom? Sapevo di averci visto giusto con te. Pimp my broom? A basse altitudini tutte le scope hanno prestazioni piuttosto soddisfacenti. Ma... Ma come noterai, più si sale, più la velocità tende a diventare meno costante. Beh, io penso di poter rimediare al problema. Sto lavorando ad alcune modifiche, okay, o potenziamenti, se vogliamo, che miglioreranno le prestazioni di qualsiasi scopa. Mi serve qualcuno che faccia delle prove di volo e poi torni a fare rapporto, così che possa perfezionare il tutto. Si dà il caso che un'altra studentessa di Hogwarts, Imelda Reis... Certamente, la cocca della Kogawa... ...donati per delle prove a tempo. Situazione ideale per raccogliere statistiche di volo. Sì, sì, proprio. Manco il caschino mi danno, mi da vai, vola. Io potrei ultimare il mio primo potenziamento. Che ne... Vai. Interessante. Tiri. E poi le prove a tempo sono divertenti. Va bene. Le faccio le prove a tempo, le faccio. Fammelo sapere. Grazie per la tua visita. Spero di rivederti ancora. Sì. Tanto fammi volare. Non posso far altro che ammirare l'entusiasmo del signor Wicks. Ok, non me le fa ancora usare, mannaggia lui. Però troveremo il modo. Innanzitutto dovrei andare. Uscita su... No, ora come cacchio torno alla mia stanza delle... Alla stanza della necessità. Stanze segrete, la sala delle mappe. Ok. Così è. Grazie mille Laxar per gli 8 mesi. Grazie di cuore, bello. Grazie mille. Non sono apparsi gli alert? Zero alert? O è apparso, ragazzi? Non è apparso, vero? Mi ha dato l'impressione di non essere apparso. Ma manco per il cazzo. Grazie mille Lax. Hai visto? Dimmi se hai visto l'alert, perché a me non mi è sembrato. Li devo aggiustare tutti, raga. Devo aggiustare tutto. Chiedo scusa, ma ci vuole un po'. Allora, la pianta è arrivata. Io potrei fare però questo lavoro qui e fare così. Ciao a tutti. Ok, ora posso fare finalmente tavolo alchemico. Posso farla? La... pozione massima. Ma non era la... Era la Felicis. Ma porco me. Mi sa che avevo sbagliato. Sì, ma devo aggiustarlo con Stream Elements. Ok, ora avrò così almeno una massima. Vabbè, posso fare anche una di queste. Così ne ho due sul calderone e siamo a posto. Sì, le prendo tutte e due. Me le ciuccio tutte e due. Eh sì, cammino, è andata così. Sono un po' pirla. Ok. Andiamo un po'. 2, 1. Let's go. Ok. Quindi, adesso ci piazziamo sia... Uno. E due. Eccellente. Che figo che sono diventato... Che sono diventato di roccia. Ma pensa a te, oh. Impariamo repulso adesso. Ok. Che figo che sono diventato di roccia. Ficata, cazzo. Ok. Premendo R3. Ah, ok, vado in mappa, R3. Sì?
Ah, con R3 faccio switch giorno e notte? Ah, ho dormito per te. Barbone. Sono un barbone, ragazzi. Devo frequentare di giorno la lezione. Ok, devo entrare e uscire. Cosa abbiamo imparato? Niente. Come sta andando con i compiti assegnati? Bene. Ho completato i suoi incarichi. Perfetto. Professore. Bene. Ora sei pronto per apprendere. Insegnami depulso. Concentrati. Non lasciare che la mente vada. Ok, che fa depulso? Spinge. Ora sai come fare. Se vuoi fare pratica, e credo proprio che dovresti, non andare a scaraventare i tuoi compagni in giro per i corridoi. Prova piuttosto con i libri incantati che trovi qui. Ok. Allora, però, dove me la metto depulso? Perché depulso... La metto qua, buonanotte. Depulso! Piacere constatare la determinazione che hai nel padroneggiare gli incantesimi. A posto, è risolto. L'incantesimo delle fighe di Vegno. LOL. Ok, quindi collaudo. Quindi andiamo al campo. Al campo di Quidditch. Proprio così? Di prepotenza? Devo fare miliardi di chilometri? Va bene. Campo dell'evocatore anche. Un botto di roba. Prima la scopa, poi il resto. Priorità, ragazzi. First the broom, then the other stuff. Ah, qua per giocare al giochino del... Per entrare nello stadio di Quidditch bisogna passare da qua. Revelio. Mi immaginavo ci fosse qualcosa. Però è chiuso a chiave. Qua ci stanno i cavalli. Mezzi invisibili. Ok. Devo imparare a scassinare le serrature. Una risorsa molto utile la... Ma che cazzo avevo appena... Oh mamma mia. È bellissima sta scopa, raga. Questa scopa è bellissima. È bellissima. Sta scopa qua è fantastica, raga. È fantastica. È la Oma, sì, è la Oma. Ehi tu, tasso rosso. Di legno, eh. Ti legno, madonna come ti legno. Imelda Reis mi manda Albi Wicks. Sul serio? Starà ancora lavorando al suo potenziamento per le scope? Ho provato ad aiutarlo. Ha criticato il mio stile di volo. Poteva essere di qualsiasi casata, proprio Serpe Verde. Ci tengo a precisarlo. Per quanto ne so, sai volare a malapena. Ha saputo del tuo exploit a lezione di volo con Clopton? Tengo a precisare. È invidiosa. Non sarai mica invidiosa del mio talento nel volo. Io, il capitano della squadra di Quidditch dei Serpe Verde, sarei invidiosa di te. Lo sanno tutti che quel corso è solo per principianti, piantagrane e babbuini imbranati. Va bene. Ma per qualche motivo la Kogawa ti ha preso in simpatia. E ora gli altri pensano che tu sia alla mia altezza. Non posso tollerarlo. Magari hanno ragione.
Non sei neanche un serpeverde. Per quanto ne so, potresti essere addirittura un inutile mago no. Basta così. C'è un solo modo. Sta discriminazione per noi tasso rosso non va bene. Uno dei tempi più veloci su questo percorso. Ti spacco. Vediamo se mi batti. Zia, ti spacco. Serpeverde con zia, ti spacco. Rosso. Zia, ti spacco. No, non hai capito, bro. Ti spacco. Ti spacco. In fondo, perché no? Posso battere il tuo record. Non vedo l'ora di assistere alla tua sconfitta. Zia, ti spacco. Ti spacco, ma fortissimo, eh. Ce l'ho fatta. Perso controllo. Non la tengo. Ora sì che ci siamo. Raga, gli ho salvato la vita. O facevo così o si schiantava. Non lo tengo. Ho missato un anello. Non è facile, con il pad. Maledizione. Ok. Ok. Però non so il fatto di aver missato un anello quanto questo potrebbe portarmi male. Tanto male, Mario. Penalità mancato per... per zero? L'ho distrutta. L'ho distrutta. Serpe verde! Ciao, serpe! Ma non è... Devi aver imbrogliato. E va bene, hai vinto. Ti ho dato un minuto. Ma non credere che sia finita. Non basta una sola pista per dimostrare la propria abilità. Un minuto ti ho dato. La vittoria ha un peso. Non sei terribile, ma se vuoi il mio rispetto dovrai guadagnartelo. Come effettivamente hai broiato? Ho missato, datemi una penalità. Forse dopo tutto la stoffa non ti manca. Non ti illudere però. Puoi allenarti con... Dai una mi dovevano dare una penalità, ragazzi. Cioè, che cavolo vuol dire? Un secondo, mercoledì. Ruby... Che il signor Wicks sarà lieto di sentire come me la sono cavata. Scusate. Ma no, no. Madonna, ora spacco tutto. Madonna, sono pronto. Questo qua sembrerebbe essere più veloce di me. Va bene. Vediamolo, quello più veloce di me. Ora so come si come va questo affare qua. L'inquadratura però... Sono un attimo storto. Ce la devo fare. Ma oh, comunque quello là quanto cazzo sta andando? Ma pazzo quello là. Raga, ma è pazzo quello là. Che scopa ha? Ma non ha la mia scopa quello lì. Ho partito un po' male, vabbè, ma non può avere la mia stessa scopa quell'affare lì. Sta andando a 1.000.000 all'ora. Fermatelo. Abbattetelo. Qua io sbarre. No, ci sono, ci sono. Ma guarda quanto va quel coso. Fermatelo.
No, ma non gli posso star dietro. Non posso star dietro a quell'affare lì, ragazzi. No, devo modificare la mia broom. La mia broom non è ancora a posto. Questa qua non la sapevo, sta mossa qua. Questa mi mancava. No, no, ma secondo me non... non è possibile se non fai delle modifiche. Oh, guardiamoci un attimo Hogwarts dall'alto, raga. Facciamoci sto giro. Wow. Wow. Che figata, però. Su Switch. Speriamo. Sono su PS5. Sto giocando a risoluzione qualità. Quindi non saprei dirti. Come in 480p, forse. In che senso è 480p? Ah, per la Switch, per la Switch sì. Ah, non posso entrare con la cavalcatura su qua. Ok, ho capito, capito. Certo che lo vedo sgatto alle 23. Certo. Alle 23 abbiamo il Direct Nintendo, ragazzi, stasera, Certo. Mi è crashato Hogwarts Legacy. Prima volta che... mi è crashato Hogwarts Legacy. Ha salvato, salvato. Sì, tranquilli. Sono atterrato in testa la signora. Ma sta mossa qua non me l'avevano insegnata. Ho una mia impressione. No, è vero, non mi aveva mai dato un problema. È stato... qualcosa da riferirsi, spero. Sì, ce l'ho. Non mi aspetto nulla, non so quale sia il discorso che c'è attualmente in atto. Speriamo un trailer dedicato a Zelda perché serve. La signorina Reis sarà rimasta sconvolta. E dimmi, è un po' turbolenta e manca di velocità, ma tutto sommato se l'è cavata. In alcune curve tendeva a slittare un po' a sinistra e ho sentito... Oh, grazie. Anche gli scettici dovranno ammettere. Non vedo l'ora di saperne di... Sono molto ottimista. Speriamo in bene. La Super Switch. Come risolvere il problema del rapporto tra altitudine e velocità? No, io potrei comprarmi anche tutte le altre scope. Ok, ho capito. Grazie per la tua visita. Di nulla. Spero di rivederti ancora. Fa nulla. Ok, quindi. Missioni. Ah, di Findo. Ci insegna un botto di roba però lui, eh. C'è anche di Findo. Con una pozione dell'invisibilità e una pozione del tuono. Quindi, allora, andiamo a ad apprendere una maledizione. Ma prima mettiamo su le pozioni. Quindi mettiamo su le pozioni che ci servono. Nel caso servano, non lo so, servono delle erbette, le prendiamo. Lo scopriremo subito. Interagisci. Quindi ci serve un'impozione del tuono. Mi serve un frutto di grinzanfico. Dovrei avere i semi. E mentre per pozione dell'invisibilità, caccole di troll, che non ho. Bene. Molto bene.
Pianta media. Porca troia, io ho tutto tranne che la pianta media. Vabbè. Malva, dittamo. Vabbè, mettiamo del dittamo, dai. Aspettiamo 20 secondi e prendiamo la lunaria. Ho tutto tranne che la media. E poi nel caso ne andiamo a comprare. La caccola di troll, bisogna ammazzare troll, quindi insomma. E nell'aula di difesa contro le arti oscure. Ok, l'aula di difesa contro le arti oscure. Aula di difesa contro le arti oscure. Insegnami a maledire la gente. Ho già un talento predisposto mio particolare. Sappiatelo. Però un corso d'aggiornamento lo faccio volentieri. Ah, ho proprio dormito. Sebastian? Sebastian, da quanto tempo? Eh sì. Felice che tu abbia ricevuto il mio... Ehi, grazie ancora per quello che hai fatto in biblioteca. Beh, ti sei preso la colpa al posto mio. Per me vuol dire tanto. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ma mancava qualcosa. Forse questo non è il posto migliore per discuterne. Capisco. A breve nel sotterraneo potremmo parlarne meglio. Ok. Neanche i professori sanno della sua esistenza. Da questa parte. C'è un passaggio segreto proprio qui. È ben nascosto. Qual è la stanza segreta? Chiusure due zanne ammazzano un elefante. Sì, più o meno. Ah, eccola. Ma è una roba normale? È una lezione vera o... Cioè, è una lezione vera o è una lezione un po' così barrona? Come hai fatto a trovare questo posto? L'ha mostrato il mio amico in Faustus Gont. Lui lo chiama... Revelio! Venivamo sempre a giocare a gobiglie qui, con mia sorella Anna. Adorava quel gioco infernale. Cosa non darei per poter essere... Ho come l'impressione che lui sia sulla cattiva strada. Di proteggere questo posto, quindi che rimanga tra noi, per favore. Non parla mai con nessuno, ma di me si è sempre fidato. Non vorrei mettere a repentaglio il nostro rapporto. Ci intrufolavamo qui quasi ogni giorno. Non ci hanno mai beccato. Ok. Ho visto in Fausto sapozioni, credo. O forse era erbologia. Ho notato che usa la bacchetta per orientarsi nel castello. Esatto, però non so come. In Fausto è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. La sua bacchetta sembra quasi senziente. Figo. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto. È la bacchetta a scegliere il mago. È così che ha scoperto questo posto? In famiglia qualcuno conosceva il posto. I Gont sono pieni di segreti. Non ho mai udito nessun altro parlare di questo luogo. Né ho okay. mai visto altre persone qui. Non parlarne con nessuno. Non lo farò. Faustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Va bene. Ma questo posto per lui è speciale. Capito. Ma... Perché in Faustus non è in buoni rapporti con la sua famiglia? La sua famiglia paterna discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Sono tutti ossessionati dalla genealogia. In Faustus non li sopporta, ed è il primo a non farne segreto. Ah, davvero? Tipo? Come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Vedrai! Effettivamente suona pericoloso. Sembri in Faustus. Si incupisce quando si parla di incantesimi proibiti. Però apprendere questo gli è piaciuto. Un incantesimo come Confringo è pericoloso solo in mano a un inesperto. Sono magie da insegnare bene, non bandire. Ad essere sinceri, io sono di parte perché amo le magie più focose. Ma dovresti impararlo. Sallo. Posso insegnare io qui, in sicurezza. Sallo, tu sei un pochettino troppo sulla... Volerci un po' per capire come funziona. Non lo so. Imita i movimenti della mia bacchetta. L'incantesimo è Confringo. Ok. Molto bene. Non lo so, ragazzi. Mi sembra un po' troppo... È così che si finisce male, eh. La via di Azkaban è questa, eh. Non so, Rick...
Ci sei? Ora vuoi provarlo sul serio? Capisci solo i bersagli, però. Vorrei che il sotterraneo rimanesse intatto. Effettivamente abbastanza una Z, effettivamente, però vabbè. Quindi, una setta, un coraggio che vi danno impatti. Invece, capitate che questo solo continuerà a subire danni per qualche... Ok, quindi... No, ho sbagliato. Sono entrambi utili. Allora, facciamo che io qua tengo questo adesso e poi tipo... Vedrai che Confringo arriva un po' più lontano rispetto a un incantesimo. E poi tipo qua metto... Confringo e comincio a buildare altri step di magia. No, qua metto tipo incendio, esatto. Ok. Vediamo com'è sto incantesimo. Confringo. Ottimo lavoro. Mi sembra un po' più hardcore. Sì, così. Credo di aver capito. Mi sembra un po' più hardcore questo. Ben fatto. Sì, secondo me anche quello che toglie la bacchetta all'avversario è rotto. Devo ammetterlo, mi sono divertito. Beh, però ricordiamoci che la tipa dell'Uganda, lei fa senza bacchetta l'incantesimo. Avrei pagato per vedervi. In effetti l'esplosione scalda l'ambiente. Ora capisco perché ci hai rimesso le sopracciglia. Ti ci abituerai. In Faustus ed io ci esercitavamo per ora. Non tornavo qui da molto tempo. Ok, va bene. Lui ha la sorella malata. E per il problema del dolore della sorella malata farà dei casini. La prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Anne. Le farà sicuramente piacere. Dimmi quando e verrò sicuramente. Le manca Hogwarts. È bloccata a casa con il nostro tutore, zio. Ok, Sam. Va bene. Vedere una faccia nuova è proprio quello di cui. Per me sarà un piacere. Grazie. Non so da dove cominciare. Hai detto che mancava qualcosa da quello che hai trovato in biblioteca. Potrebbe avere a che fare con Victor Rookwood. Non ti aveva davvero confuso per qualcun altro? Un po' sì, sì. Non ti sfugge niente. Ti dirò ciò che posso. Rookwood e Ranrock credono che io abbia preso qualcosa alla Gringot. E la vogliono. La Gringot? E quando ci sei stato? Il professor Fig e io ci siamo ritrovati là dopo. Stai parlando troppo. C'era una passaporta che... Una passaporta? Per la Gringot? È tutto alquanto contorto. Continua. Dal libro che ho trovato nel reparto proibito, mancavano alcune pagine. Sì, taglio corto. Peccato. Speravo non mi avresti dato una risposta così vaga. Suppongo che con Rookwood... Non gli dico tutto, non mi fido per niente. Dovrai esercitarti ancora con la maledizione esplodente. Passa qui tutto il tempo che desideri. E ricorda... Non parlare a nessuno di questo posto. Sì, sì, il Fight Club. Non esiste il Fight Club, ok. Quando vado a Feldcroft, ti mando un gufo. Va bene. Però è strano. Però è un po' strano. Non lo so, è un po' strano sto tizio. Infatti. Ah no, ok. Ciao Sebastian. Aspetta. Ah, è Grout. Ehi. Guarda che ti ho sentito. Oh, ciao. In Faustus, giusto? Ci siamo già visti a lezione di pozioni. Siamo visti. E forse a erbologia? Riconosco quella voce. Ti ho sentito parlare con Garrett Weasley a pozioni. Sei quello nuovo del quinto anno. Sono io. Sei appena uscito dal sotterraneo? Come hai fatto a entrare? Mi ci ha portato Sebastian, però mi ha detto chiaro e tondo di non dirlo a nessuno. Quel verme! Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Simpatico Gaunt. Conosce bene il preside e non esiterò a sfruttare questa amicizia. Oh, ma ha detto che lui doveva essere quello preso bene dei Serpeverdi, eh? Non serve passare alle minacce. Terrò la bocca chiusa sul tuo sotterraneo. Perché dovrei fidarmi di te? Sebastian l'hai tradito? Come l'ho tradito? Ma dai, volevo solo difenderlo. Mi ha detto chiaramente che questo è un posto segreto e di non farne parola. È un buon amico. Guarda che lo so anch'io. È il mio più vecchio amico, grazie tante. Infatti, geloso. So benissimo cosa volevi dire. Sebastian si caccia già in troppi guai. Non ha bisogno del tuo aiuto. Ora gliene dico quattro a Sebastian.
Senti, Frinzi! Senti, Gastani Frinzi! Occhio al gradino. Non dico altro. Andiamo avanti. Allora. Migliora le tue... Ah, devo migliorare un po' le mie abilità magiche. Bisogna andare a menar troll, ragazzi. Bisogna andare a menar troll. Però questa la devo fare. Il problema è che devo trovare le caccole di troll. Facciamo questa, poi andiamo a girare volando. Ciao Matte, tutto bene? Andiamo girando e cerchiamo gli sti troll. Tanto giochiamo a bocce. Mi sento particolarmente in vena oggi di giocare a bocce. Voglio giocare a bocce. Che cosa ci fai qui? Ti sfido a una partita di campo. Va bene, d'accordo. Va bene. D'accordo. Te sei quello che le prende a tutti i duelli, quindi. Campo dell'evocatore, il gioco che cambia di continuo. Inizia lui. Action. Mamma mia, quanto sei forte, bro. Mamma mia, bro. Ah, una questione di polso. Ora capisco. Mamma mia, quanto sei forte, bro. Action. Una giocata memorabile. Action. Fa boccia? Da azzardare, eh? Prova a battere quello. È un po' complesso, ma posso provarci. Ma non va... Ok. Posso provarci, vediamo. Action. Mi sa che ci riesco anche. Che dici, dude? E anche lui è forte, però, eh. Niente di che. Ora sono un po' nelle canne io. T'ho spaccato, dude. Tutta fortuna. Ben fatto. Ma come 110? Ah, 130. Più forte io, ragazzi, sono più forte io. A bocce, ragazzi, sono troppo più forte. A bocce sono superiore. Non ho avuto fortuna, sono superiore a bocce. Non si tratta di fortuna. Sono meglio di te. Dirò agli altri che poi con... Gli altri? Ho perso 7 partite di fila contro Saman. Gli altri giocatori di campo dell'evocatore dicono che chi non riesce a battere me non è alla... Testa alta, Lia. Continua ad esercitarti. Dai, Grifondoro, non piangere, su. Io da tirare le palle sono il numero uno. Allora, il punto è... Come nuova missione disponibile? E... Oddio, c'è Wingardium Leviosa! Leviosa! E sì, io vorrei il troll però, ragazzi. Vi dico la verità, vorrei il troll. Quindi vorrei pigliarmi un troll. Stop it, Ron, Leviosa. Dove me lo cerco un troll, però? Non è che crescono sopra gli alberi. Questo è il... Questo è il 4. Poi vediamo un attimo, non ci vedo niente. Questo era il... Tondino. Quindi il... I due triangoli sono l'1 e il 3. Ok. Il 3.
questo è l'uno. Sono riuscito a sbagliarli? No. E allora perché non... Ah, ok. Non ti preoccupare, Black. Ciao, Abby. Ah, giù nelle... Lumos. Vedo un cazzo. Rebellion. Oh. Che figa che è questa impugnatura di bacchetta. C'ha l'occhietto lui? Accessorio per il viso non identificato. E un troll. Dove lo troviamo un troll? Qua. Penso. Andiamo a vederli. Si potrà volare sopra lì, no? Mi auguro. Me lo aspetto. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Quindi, no, di qua ho sbagliato. Ci sarà un troll di montagna. No? Che cacchio è qua? C'è un chest, però è già aperto. Qua sotto c'è una chest e un accampamento. Ok. Ma noi cerchiamo troll. Quindi si va di là. Guardiamo Demon, perché effettivamente quello che dici potrebbe essere una cosa molto logica. Controlliamo. Quindi collezioni, ingredienti, perché se non l'ho mai vista mi sa che non ce l'ho. Caccola di troll. No, non ti dice dove trovarla. Purtroppo non ti dice dove trovarla. Ti dice solo che è una caccola di troll. Ok, andiamo un attimo giù di qua. Oh madonna. Che cazzo di posto è questo? Che piacere rivederti, mio giovane amico. Ora lavoriamo con il goblin. Non mi sembra. No, non me lo dice dove trovare i troll, no. Ma mi sa che la compro la caccola di troll. Diciamo che. Non andiamo a rompere. Cioè, questi sono livello 20, questi, Questi qua sono grossi, Qua rischio. Qua rischio. Qua rischio. Rischio, 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 rischio. Però, però. C'è anche da dire una cosa. Immagino sia meglio dare un'occhiata. Sta a posto? Sta bene? Volevo andare su di te. Aia.
No, ma perché spengo? Mancato il coprigo. Mercoledì. Porco cane. Ok, è complesso, ma si può fare. Non è facile, però. Ciao, Mastro! Il tuo amico che crede nella ciabatta del destino, entrambi hanno preso 25 grandi. Sono contento che avete passato anatomia. Grandissimi. Sono contento, Mastro, mi fa piacere. C'è qualcosa di... Davvero patetico. Redotto. Che la caccia. Confringo. Incendio. Oh, cazzo. Ok. Madonna, quanto mi menano però questi. Niente. Stupidino. Questo? Ma quanto cazzo è grosso questo? Ho malapena sentito. Enorme! Aia da dietro! Porca puttana! Ti ucciderò per questo. Ok. Confringo mi ha aiutato tantissimo, da quando l'ho preso. Tosta, Non è stata facile qua. Però hai la finisher, ragazzi. Cioè, il fatto di avere la finisher quando sei carico li spacchi, Collezione aggiornata, assordante 1. Non è stato facile per niente. Però fido. È lock, lo gioco io male, lock. Non è fatto benissimo, ma lo gioco anche io male, Cioè, c'è da dire che ci sono io dentro anche che non aiuto... Lumos. Che non aiuto con il... Lumos. Col lock, le monete sono quelle che sono. Effettivamente non sono molte. Lì avrei potuto. Confringo. Lumos. Volevo un troll. Ho trovato dei bracconieri. E vabbè, abbiamo deciso di fare i bracconieri. Soprattutto siamo in una parte di foresta veramente, veramente avanzata. Quindi comunque è pericoloso per il come siamo messi. Adesso posto che figo che è. Revelio. Wow. Succo di sanguisuga. Guarda, io ce l'ho su PS5. Io lo sto giocando su PS5. Un'atmosfera un po' macabra. Cosa hai in serbo per me questa volta? Cosa c'è? Lumos.
Chi è che è mio nemico? Ah, un lupo. Confringo. Levio. Va bene, era un lupo un po' messo malino. Va bene. Non c'è la COP attualmente. E comunque io non volevo venire qua, ma io volevo andare qua. Quindi ah, ma qua c'eravamo già venuti, è vero. Qua è un altro accampamento. Non morti. Posti strani. Che c'è qua sotto? Non è un troll, vero? Un lupo del cacchio. È un lupo. Su PC costa qualcosina di meno, sì, però. Oh madonna, qua cosa non c'è? Di gente. Quanta fretta di morire. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere. Qua ci sono i lupi. Oh, ho sbagliato. Stupidito. Ora li stordisco che ho fatto il livello. Quando faccio uno stupeficium col tempismo giusto, adesso li rincoglionisco i nemici. Questo. Ah, è un accampamento. È un accampamento di goblin. Accampamento di goblin questo. Forse non è il posto migliore in cui farsi sorprendere. Revelio. Sta buono, che noi abbiamo bisogno di cash. Sta buono, esplora che sei il prescelto, dai. Più che altro ci serve un goblin. Un troll, ma. Colpisce un tiratore con stupeficium. Va bene. Scaglia un nemico contro un oggetto distruttibile con depulso. Mantieni a mezz'aria i nemici 5 secondi. Va bene. Minchia lui. Implodi, tron. Hai capito sto goblin? Revelio. Sto goblin. L'arroganza di sto goblin. Salgo. Saliamo. Buongiorno. Ok. Proteggo. Expelliamo. Indicherò la tua morte. Colpisci un troll col suo bacino. Vuol dire che c'è un troll in giro. Expelliamo. Boom, me l'ho colpito con la sua arma. Dov'è il troll? Ci deve essere. Eccolo! Trovato. Confringo. Che arroganza. È mio. Oh yes.
Bene, bene, bene. Cosa abbiamo qui? Ah, queste sono una situazione pericolosa. Le rovine. Ma io non voglio le rovine. Io voglio salire. Me ne frega, tanto io volo. Non posso arrivarci? Volo. Lieto di non essere mai stato rinchiuso qui. Una lì e boh, c'è della roba lì sotto. Questi arrivano. Dai. Boom. Grazie mille per il follow, forza Milan. Anche forza Genoa. Allora, ora sto troll qua me lo voglio giocare bene. Me lo voglio giocare bene sto troll qua. Uè troll, come stiamo? Con il suo macigno. Ma non ha macigni il troll. Ma non ha macigni. Minchia quanto è grosso. Quanto cazzo sei grosso? Il suo macigno. Vabbè. Ma non ce l'ha il macigno. Ma raga, non ce l'ha il macigno. Ma non ce l'ha il macigno. Vabbè, senti, muori, hai rotto le palle. Come non sei morto? Ma è enorme sto fare. Confringo. Ok, ora ce l'ho fatta. Ok, ora ha senso. Ora ha senso. Aia! Ho sbagliato qua. Uno. Due. Protetto. Tre. Confringo. Figo. Figo da matti. Figo da matti. Caccole, bravo. Enorme. Figo da matti, anche la parte del... anche la parte del... del macigno. Veramente, veramente figa. Mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto veramente un sacco. Oh. Dai! Ok, non lo fa a volte. Scrigno. Buone le caccole di troll, eh. Fatte bene. Bene, 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 bene. Abbiamo preso le caccole di troll che cercavamo. Ma comunque non era solo questo. C'era un altro scrigno. Vabbè. E un po' di scrigni qua ce n'è. E mi dice che non ho liberato l'accampamento totalmente, però. Ce n'è uno lì sotto. Ce n'è uno di là. Quello di là mi interessa di più perché è quello grosso. Ok.
Dovrebbe essere un'entrata da sotto per un altro scrigno. Devo capire da dove si arriva a quello scrigno lì. Almeno sono semplicemente dimenticato io, infatti. Olè! Collezione aggiornata Ardente 3. Arrivo, vado un attimo in bagno. Eccoci. Ah, per ora va bene, dai. Allora, andiamo adesso a fare le missioni che... Andiamo a fare la missione per Sharp. Sicuro? Quindi pozione del tuono. Ah, però poi la devo anche usare una pozione del tuono contro i nemici. Cazzo. Io ho una pozione del tuono in tutto ciò. No. Perché mi manca il grinzafico. Cioè, ho fatto tutto questo giro per un capo. No, vabbè, in teoria il grinzafico lo posso in teoria comprare. Dovrei poterlo ah, c'è addirittura una quest qua. Una consegna complicata. Ah, beh, ok. In teoria potrei anche comprarlo. Qui abbiamo anche la quest di Pippin. Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Riprendiamo la missione di Ehi. Salve, stai cercando delle pozioni? Dimmi, Pippin. Salve, signor Pippi. Proprio così. Uno studente capace come te non dovrebbe... Cosa dovrei consegnare? Di solito le consegno io. Ma si lamenta in continuazione della qualità dei miei prodotti. Ma come faccio a mantenere l'eccellenza con tutti gli ordini che fa? No, no. Se potessi occuparti tu di questa seccatura, sarei ben lieto di lasciare... Va bene. Sarò felice di aiutarti. Aiutiamolo. Te ne sono immensa. Ecco le pozioni dell'invisibilità. Sai, lei è una pozionante di talento. Va bene. E intanto, già che siamo qua... Oh, ma tu ce l'hai mica quella di tua, no? Cosa posso fare? Tu magari la compro direttamente da te. 1000? Pazzo. 1000 pazzo sei. Non ti compro per 1000. Io non ti do 1000. Ma mai nella vita ti do 1000. Mai. È fatta d'oro sta pozione. Spero di rivederti. Ciao Fabietto. Io per ora. Mi compro magari il fiorellino. Quanto ora ora ridiamo perché io ho detto ah questo costa 1000. Vediamo quanto costa il fiorellino del cazzo. Ciao Teren. No no è bello. Entra. Quanto mi costano questi? Dai, 150. Di che cazzo stiamo parlando? Fammi sapere se posso aiutarti con qualcos'altro. Ma sì, ma, cioè, ma è totalmente un'altra cosa non così. Si può dire che il mio negozio non si... Ma è totalmente un'altra questione. Ma è totalmente un'altra cosa, cioè, ma proprio... Tutto bene, Fabietto. Allora, abbiamo detto che noi volevamo... Intanto raccogliamo la lunaria, raccogliamo il dittano. Noi volevamo fare una pozione del tuono. E qua mettiamo su...
una dell'invisibilità. No, aspettate, ma ne devo fare tre. Vabbè, mettiamo nessun'altra dell'invisibilità che non si sa mai, va? Assegnata dal sito. Io sono tasso rosso, punto. Cioè, non è che c'è tanto da parlarne. Sempre stato tasso rosso. Cioè, io mi sento proprio tasso rosso. Però mi dite che c'è della roba superiore, però... non sono mica tanto sicuro io. Aspettate, facciamo un attimino... un momento. Sì, sì, c'è il crafting, sì, sì. Identifichiamo. Occhiali di tritone. Tasso rotto. Non c'è nulla da identificare, almeno per il... sempre meglio che serpe serpe verde. Ok, facciamo. Ma non li mettiamo, ma manco per sbaglio. E questo è meglio. È vero che non lo potevamo mettere prima, giusto? Non lo potevamo mettere noi, perché era troppo alto di livello. Ok. Gli abiti completi, siamo a posto. Scarpe. Meglio. Va bene così. Impugnatura, questa qua mi piace un casino. Bellissima. Potenziamenti per la scopa. Non ne abbiamo. Ti giudico in base alla tua casata. No, sarei troppo di parte. Io non riesco. Non riesco a farli questi. Pronte le pozioni? Quasi, 15 secondi. Qua quanto manca? 30 secondi. Devo fare un banco ancora più grosso con tre possibilità di pozioni. Cappellaio matto? Sì, ci stava, eh. È vero. Uno. Dai. Raccogli. Facciamo un'altra comunque. Raccogli. Facciamone un'altra focalizzante. Olè. E abbiamo pozioni per tutto noi, direi. Facciamo una massima. Dai, è carino l'effetto delle pentole, sì, sì. È proprio carino. Le piante qua, in base ai vari vasi che metti, vasi piccoli o vasi grandi, cambia un po' la questione. Mi servono le mandragole, devo piantare le mandragole. Come al solito, ce l'ho proprio dalle 9. Dalle 9. Qua finiamo, più o meno. Di mettere... ok. Questa è pronta? Ha ruttato? Via. E ora 15 secondi. Ok. Mettiamo su le cure, le pozioni di cura. A posto. Analisi build di sub. Troppo guadagnato, immaginavo. Ok. Quanto sto di pozioni? Era un po' sotto, ero. Ho preso un po' di schiaffi recentemente. Ok. Olè. A posto. Allora. Lui vuole che noi... ok, pozione del tuono contro dei nemici. A sud di Hogwarts. A sud di Hogwarts. Quindi andiamo in mappa generale. A sud. Quanto a sud? E sì, ma ho una missione. Perché? Fatima Lawang vive a Cambridge. A Cambridge. Questa qua, Cambridge. Lower, no?
Ah, qua. Ok. Si vola. Si vola. Nel vero senso della parola. Così, incontriamo dei nemici. Gli spariamo la pozione del tuono. Usiamo una pozione dell'invisibilità. Risolto. GGVP. Ok, ricordiamoci che a destra c'è un teleporto. Teniamo d'occhio. Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Allora. Pozione dell'invisibilità. Usala. Sono invisibile. Pozione del tuono. Scatena attorno a chi la beve una tempesta che è in grado di sentire e infliggere danni ai nemici. Ok. Una decisione che abbia mai preso. Va bene. In nome di... Prima ti uccido, poi ti frugoli. Ok. L'agnellino è tornato nella tana del lupo. Le tue doti ginniche non ti salveranno. Ok, dovrei aver risolto la missione, no? Raccogliere il meno nel mondo magico. La missione era uso la pozione del tuono e era... Ritorno al professor Sharp. Ok. Ok. Perfetto. Ciao, ciao man. Ok, ora andiamo a consegnare. Figa la missione del tuono, eh. Che figa la missione del tuono. Quella è veramente figa. Sì, però aspetta. Reveglio un attimino perché mi sembra un po'... infatti. Un po' da stronzi arrivare qua. Non piglia niente, insomma. Confringo! Passo! Infatti. Ok. Indumenti da duello, belli gli indumenti da duello. Questi me li tengo. Belli gli indumenti da duello. Facciamo che... Bello con l'indumento da duello, così proprio hardcore. Cominciamo a essere un po' più maturi. Facciamo un po' più... Vabbè. Guanti da arti oscure mi sembra più eccessivo. Pelle nera. Sciarpa. Boh, sì, però vediamo. È una roba un po' così. Senza bisogno per forza. Diciamo, senza per forza bisogno del come si dice? Del mantellino, ecco. Un po' più. Un po' più così. La mercoledì non di qua. Ok. Di qua, vero? Esatto. Olè. Sì, un po' la Peaky Blinders, sì, un po' lo stile quello, però... Dai, quando esco da scuola sono un po' più aggressive. Ok, questo posto è tutto in rovina. Rebellio. Però è bello. Un castello. Wow. Deve essere stato davvero imponente ai suoi tempi. Wow. Oh oh. Il mondo è veramente bello.
È veramente spettacolare. È veramente, veramente spettacolare. Non so se mi troverei qui. Pippin è sempre in ritardo. Questa ce l'ha con Pippin. Povero Pippin. Madama Laueng? Ti serve una sigaretta. Pozioni di J. Pippin. Manda un ragazzino. Sì, sì. Sempre alla ricerca di scorci... Magari le hai distillate tu queste pozioni. Sì. Ma non importa. Probabilmente... Ecco le pozioni che aveva chiesto. Lo so che Pippin cerca sempre di imbrogliare i suoi clienti. Farebbe di tutto per risparmiare qualche galeone, anche a scapito della qualità. Ah, ma quindi... Non avrei uno zellino da me se prima non mi dimostri che la pozione funziona. Bevila. Non vedo il problema. Lo faccio subito. Beh, sarà meglio. Simpatica. Simpatica la tizia, eh? Sembra aver funzionato. Se la domanda di pozioni è così alta come dice, perché non cerca di agevolare una collaborazione? Scordatelo! Io ho faticato per arrivare fin qui. Non come quel buon a nulla che ha trovato la pappa pronta. Ma come la pappa pronta? Non permetterò che la mia intraprendenza e il mio duro lavoro vadano a suo vantaggio. E che cosa vuol dire? Pure. Va bene, dirò al signor Pippin che ho consegnato le pozioni come richiesto. Ecco, bravo. D'accordo, ma, cioè, ma non c'è bisogno. Che cosa c'è in vendita? Cosa vendi? Cosa stai cercando oggi? Cioè, fai la fenomena? Stai facendo la fenomena e non vendi una fava. Non hai nulla da vendere. Ma nulla, eh. Questo andrà benissimo. Grazie. No parole, ragazzi. Ogni tanto veramente mi trigger a sta gente qua. Non ha niente. E parla. Boh. Ah, torniamo da Pippin dopo. Prima. Prima da Sharp. Importante. Quindi mappa di Hogwarts. E allora, pozioni. Qua. Sì, lo posso cambiare. La sommelier del tavernello, esatto. Fa la sommelier di sto cazzo, poi vende il tavernello. Sono d'accordo. Proprietare, le viosale. Proprietare. Hai già terminato i tuoi compiti? Sì. Ho completato gli incarichi, professore. Sì, Peregrine, sì, sì. Bene, bene. Mi auguro che tu abbia lavorato in modo meticoloso. Dopotutto, la fretta è una pessima Sì, signore, certo. Bene. Normalmente direi che non mi riguarda in un senso o nell'altro. Ma nel tuo caso voglio assicurarmi che tu sia ben preparato. Dai. Talento e determinazione sono una combinazione potente. Sarebbe un peccato sprecarla. Grazie, professore. Cir, ora vediamo come te la cavi con Diffindo. Cos'è Diffindo? Concentrati. Se non presti attenzione, Diffindo può essere pericoloso. Ah, ma Diffindo è... Oh, ho capito qual è. Molto bene. Pare che tu abbia compreso Diffindo. Ti invito a... Ho capito qual è Diffindo. Volta a esercitarti qui in aula. Per il tuo bene e per il bene di chi ti sta intorno. Ok. Contro cosa? Diffindo! È bella Diffindo. Tiri le lame con Diffindo. Cioè proprio allamate la gente. Che figata. Eh sì, alle 11 si guarda la direct.
Sì, alle 9 andiamo di Genshin, poi alle 11 guardiamo la DAE. Sì. Che tutte le strade portino a Hogsmeade. Pippin. Ho fatto. Se hai bisogno di pozioni, ho fatto. Gratuite, sappi che sono la mia specialità. Ho consegnato. Nulla che non potessi gestire. Meno male. E grazie ancora. È stato un piacere fare affari. Parimenti. Ben lieto di cederti il compenso per la consegna, pur di non vedere quella megera. Mm. Buona fortuna con le sue pozioni. Mm-hmm. Abbi cura di te. Ok, ricompensa. Copricapo pozionante.